partiamo per New York. Hai visto dove siamo? Oddio. Crearmi un pochino alla volta questa vita. Nelle fasi della vita di transizione la casa sta prendendo forma. Buongiorno, oggi è un giorno emozionante perché sto facendo un sacco di preparativi di cose per un viaggio che comincia domani. Sono qui con la mia agendina che sto cercando di sbarrare cose dalla mia to-do list e ne ho appena sbarrato un'altra. Oggi è stata una giornata impegnativa e sono appena tornata a casa. Sono le 7.04 e appunto tutto il tempo di stasera adesso lo userò per fare la valigia e sistemare le ultime cose, perché domani io e Giovanni partiamo. Adesso lui è al lavoro, quindi torna più tardi, però intanto sì, farò la mia valigia, comincerò a fare tutte le cose, ho appena fatto il check-in, quindi è tutto pronto. Ci sono i nostri due passaporti e li abbiamo dovuti preparare perché partiamo per New York. Voi sapete quanto io sono innamorata di New York. Ci sono stata una volta nel 2012, alla fine della terza media, con i miei genitori. Me ne sono completamente innamorata con tutto il cuore. E quindi quest'anno, a gennaio, sono un sacco di mesi che questa cosa è programmata, io e Joe abbiamo deciso di andare. Abbiamo trovato un'offerta con dei prezzi per i voli bassissimi, considerato che dall'altra parte, quindi abbiamo, senza pensarci troppo, afferrato l'offerta al volo. E perciò è da gennaio che aspettiamo questo viaggio. E domani partiamo, stiamo via appunto da domani, stiamo via per 10 giorni, qualcosa del genere. Sì, è alla fine il nostro ultimo viaggio per quest'anno, che è stato un anno bello intenso e diciamo che è un po' conclusivo di tutto questo periodo di trasformazioni, di cambiamenti, di cose da fare. E appunto concludiamo questo momento in grande stile, anche perché il 24 settembre è il nostro anniversario. E invece il 25 settembre è il suo compleanno, quindi saranno 2 giorni speciali e abbiamo deciso di passarli in modo altrettanto speciale. Quindi sì, sono emozionatissima per questo viaggio. È stata una settimana così piena che neanche ho avuto il modo ancora di pensarci bene, di rendermi davvero conto che domani partiamo e fra 24 ore sarò a New York. E sono contentissima. Ecco, sarò lì. Ci siamo fatti già una specie di mini programmino, però molto ancora da organizzare, appunto perché veramente non abbiamo avuto tempo di pensarci, abbiamo avuto così tante cose da fare questa settimana che non sembrava ancora reale il fatto di dover partire, e adesso invece sì, è proprio domani, sì, è proprio domani, partiamo. E qua ci sono le valigie in preparazione e quindi qui passerò il resto della mia serata, quindi adesso accendo un po' di musica, mi metto comoda e cominciamo a fare queste valigie. Okay. Tra l'altro il tempo dovrebbe essere più o meno simile a quello che c'è qui, quindi comunque qualche giacchetta un po' più pesante, qualche magliettina a maniche corte, poi qualche vestito un po' più elegante per le serate in cui usciremo, e questo è quanto. Sì. Si vola a New York. New York, New York. Il gennaio che stavamo aspettando è arrivato questo momento. Abbiamo già fatto tutti i controlli, tutto velocissimo, e quindi fra un paio d'ore adesso sono le 10. 10 e alle 12.35 saremo ufficialmente in volo per 9 lunghe ore. Speriamo che non ci sia un bambino che piange. C'è sempre un bambino che piange sugli aerei. Non ci siano dei bei film, cioè, io non riesco a dormire neanche. Io nemmeno. Dopo 10 secondi mi vediamo se ci colpisce il jet lag, come va questo viaggio. Ci colpirà in fronte qua. Andiamo lì. Scusa, c'era uno dei miei sogni nella vita, Daniele. Vabbè, dai. Poi è il tuo compleanno, per poco, signorino. Diventa più più vecchio. E il nostro anniversario, cioè una settimana di eventi. Cincina questo viaggio. Scriviamo. Le chiamate più viaggio di rassicurazione. Pronto, mamma, buongiorno. Come va? Non siamo neanche ancora decollati. Questa è la situazione. I tuoi io non riesco a dormire. Sì, sì, l'ho già sentita questa, come no. Fra 10 secondi sarà. Comunque sembra mio nonno. Sì. Toglimi gli occhiali. Ciao nonnino, buonanotte.
è stato un lungo viaggio, però siamo arrivati. Tra l'altro qui sono tipo le 4 del pomeriggio e in Italia sono le 10 di sera, quindi sarebbe un po' sballato. Le 10 e 5. Tutto non è norma, poi è pieno giorno, vabbè. Tutto non è norma. Mi devi spiegare perché ancora nel 2019 si applaude quando ci arriva con la S. Siamo confusi, qual è l'orario giusto? 22 o 16? Aiuto, sento già tutto lag che colpisce. Totalmente confusi, che se anche uno si spegne uno, no? Guarda. Sono le 4:14, vai, autoconvinciti. 4:14, questa musichetta è rilassante. Ma odio. Che figo, porco due. Hai visto dove siamo? Oddio. No, vabbè, ti prego. Taxi giallo! Questi non te li posso fare, vero? Come macchina gialla, non vale. No, qua c'è il vetro. Oh no, vabbè, ti prego, porco. Siamo a New York. Siamo lì. Ok, stiamo delirando io. Okay, io non riesco a parlare. No, no. Io ci volevo tornare da... Quanti anni? Aspetta, 2012, 13, 14, 15. Io da sempre, non ci sono mai venuto. Da 7 anni che volevo venirci, sono qui, siamo qui. Oh, che è bellissima, è ancora più bella di come me la ricordavo. Io questo è il mio posto, oddio. Oddio, ok. Calmi tutti, calmi. Ciao. Oddio, non sono per niente caldo. Bene, ok, buongiornissimo, primo giorno a New York. Yeah. Splendido. Oh wow, magia. Yes, we can. Siamo in compagnia di molte celebs oggi, prendiamo la nostra destra lì. Salve. Alta, abbastanza alta. Ma c'è Selena Gomez. Puoi mettere giù di cash la leggenda. Dai, suona qualcosa. Sembrava bene a volte, mi penso che mi stiano guardando. Enorme sta città. Io non ci credo che sono qua. E invece sei proprio qui. Siamo proprio a New York, baby. Proprio americaneggiando, cominciamo con hamburger, patatine, tra l'altro questo è Shake Shack che è famosissima come catena di fast food americano. E queste le tipicissime patatine, vediamo, assaggiamole. Okay. Devo dire, le patatine hanno un loro perché. Buone. Say goodbye.
Assaggiare anche la pizza americana, anche se come vabbè non quella che pensiamo noi, però vabbè, a quanto pare queste sono le pizzerie di pizza al trancio più famose a New York, quindi se proprio c'era un posto in cui assaggiare la pizza newyorkese era quella che di Spider-Man. Sì, è vero. Non è messo una bambina. Onesta, dai, adesso papà ti insegna come si mangia la pizza. Guarda, si piega, si piega e si prende, guarda.